Venerdì 25 agosto. Hitler ordina l'attacco per domani. Poi riceve una lettera di Mussolini in cui Mussolini per la prima volta gli dice la verità. L'Italia non è pronta a fare la guerra. Però non ha il coraggio di dirgliela proprio tutta. Quindi Mussolini a Hitler dice: guarda che ora come ora noi non potremmo fare la guerra. Avremmo bisogno di grosse forniture di materie prime. Se la Germania ce le può garantire. Hitler ci rimane male, però ci casca. Decide di rinviare di qualche giorno l'attacco alla Polonia. Intanto chiede a Mussolini: ma esattamente quali forniture di materie prime vi servono? Sabato 26 agosto. Mussolini e i capi di Stato Maggiore delle Forze Armate italiane si riuniscano a Palazzo Venezia per stendere la lista delle materie prime da chiedere alla Germania. I generali sono stati imbeccati da Ciano. Nel fare questa lista, nessun criminoso ottimismo. Cioè, voi capite, andateci giù pesanti. Fanno la lista, ve la leggo. 6 milioni di tonnellate di carbone, per capirci è la produzione italiana di 2 anni. 2 milioni di tonnellate di acciaio, la produzione italiana di 1 anno. 7 milioni di tonnellate di oli minerali, 1 milione di tonnellate di legname. E poi rame, nitrato di sodio, sali potassici, gomma, toluolo, trementina, piombo, stagno, nichelio, molibdeno, tungsteno, titanio, 20 tonnellate di zirconio. La lista è passata alla storia come la lista del molibdeno. La spediscono all'ambasciatore italiano a Berlino, Attolico. L'ambasciatore Attolico la porta a Ribbentrop. Ribbentrop guarda la lista e dice: ma entro quando vi serve tutta questa roba? Dramma, perché a Attolico non hanno detto niente, lui non ha istruzioni. Però ha capito l'aria che tira, perciò improvvisa. Subito! È stato calcolato che ci volevano 17.000 treni per mandare tutta quella roba in Italia. Ribbentrop va da Hitler e capiscono. Finalmente mangiano la foglia, hanno capito, l'Italia non ci sta, starà fuori. E va bene, pazienza. Hitler scrive a Mussolini e gli dice: va bene, anche se l'Italia non può entrare in guerra, noi faremo da soli. Ci basta che l'Italia non lo faccia sapere che resterà fuori. Se non lo sbandierate troppo, a noi ci aiuta già. E poi Hitler dice un'altra cosa, una piccola cosa, ma è indicativa del futuro. Dice: potreste aiutarci mandando degli operai italiani in Germania. E qui, in questo modo così in sordina, comincia quella che sarà poi una lunga storia, no? E fa proprio vedere come cambiano le cose. I tedeschi di colpo hanno aperto gli occhi, dell'aiuto militare dell'Italia non ci si può contare, invece lavoratori sì. Comincia lì tutta la storia dei milioni di italiani che prima saranno convinti e poi costretti a andare a lavorare in Germania.